Nome: Federico. Loren. Marco. Gabriele. Io sono Francesco e non bevo. Il soprannome? No, però ho un cognome d'arte che ci vedi, perché cioè il mio cognome. No, no, no. France, Nedo. Burro. Il burro. Città di provenienza. Un po' Cosenza, anzi la provincia di Cosenza, un po' Bologna, perché vivo a Bologna da più di 10 anni. Ah, noi siamo fiorentini. Fiorentini. Marco condivide una metà appartenenza calabra. Sì, io sono per metà calabrese, mio babbo è di Vibo Valentia. Quindi ci giochiamo. Siamo parenti quindi. Quanto è importante la città di provenienza? Il giusto. È importante quello che si vive e il posto in cui si sta bene. Secondo noi di base diciamo che devi piacere a chi ti sta intorno prima di piacere a tutto il resto del mondo, insomma. Quindi per noi è stato un fattore sicuramente. No, siamo città. Attaccatissimi, sì. Veramente. Titolo di studio? Ah, sono laureato al DAMS. Che in genere fa ridere. Vabbè, noi siamo tutti laureati in cose diverse: matematica, lettere, giurisprudenza, conservatorio di musica elettronica, e Ricca si laurea adesso in scienze politiche. Anche questo fa ridere, insomma. Sì, non volevo ridere. No, no. Il mestiere attuale? Disoccupato. Cosa? Primo strumento suonato? Una tastierina a buontempi così. Una Fender Stratocaster di plastica, avevo 6 anni. Io credo di ricordare solo un flauto dolce. Oh. Strumento. Già ero fortissimo. Facciamo prima di silenzio per il burro. Film preferito? The Eternal Sunshine of Spotless Mind. A Marco, dai, sì. Più facile, rivista preferita? C'è una rivista che si chiama Edera. No, non leggo io. È una domanda difficile. Sono una domanda difficile che secondo me dà senso al po' alla vostra idea di fare la rivista. Le riviste sono le riviste da bagno, insomma. No, quelle che trovi in bagno. Il giorno più bello della tua vita? Non c'è ancora stato. No, che poi ragazzi, ma penso che per noi sia stato il giorno del concerto nel 1° maggio, una cosa, abbiamo avuto tutte e due queste esperienze, sì. Il concertone è stato una cosa potente, dai. Primo live dove? A San Lucido, avevo 18 anni, 19 anni. Suonavo mentre gli altri mangiavano il panino, i miei amici, mia mamma. Da ragazzi in una piazza di un mercato Ferretti. A Disolotto, sì. Disolotto. È stato il primo che abbiamo fatto. Qual è il tuo artista preferito in Garrincio? Prendo una fetta dello stato sociale, cioè che checco. Ma vado sulle cose più indie, più particolari, il Keaton. Ah. Ti è piaciuto questo nome, da intenditori. Keaton spazio. Il Salva dei Keaton. Salva dei Keaton. Salva c'è un nome sempre nuovo. Che consiglio daresti ai Loren? O consiglio di continuare ad essere naturali. E i Loren che consiglio danno a Cimini? Che si può dire a Cimini? È super bravo. Sì, per me la cosa più bella è che devi rimanere così, cioè bravo ragazzo, okay. Cioè così, bello. Quello sicuramente resterà, perché mia mamma mi sta guardando, quindi sono sempre stato un bravo ragazzo. Che facciamo a memoria e di qualcuno che racconti la nostra storia senza vittoria.